C'è qualcosa dietro di me, ma cosa sarà mai? Andiamo a vedere una televisione. Cerchio. O oh, ci Risultati serve. just Ma forse tu non ricordi la distesa che vedi davanti a te, conosciuta come il void scritto in rosso. Il mondo è stato quasi distrutto nel corso di uno sfortunato esperimento. E questo è tutto ciò che rimane. Stiamo ricostruendo e la nostra nazione ha ricominciato a crescere. Dovrei partecipare raccogliendo e portando a me le risorse scritte in rosso. Fai attenzione quando ti chiamo attraverso il monitor. Non mi piace aspettare. Prendi con te questo ricetrasmettitore. Potremmo avere bisogno di te in futuro, quindi tieni alla portata di mano. Ok, con option sposti con oh, la Madonna, quante robe. Triangolo, calcio, quadrato, usa attrezzi, salta con la X, la miseria. E benvenuti in questa open beta di The Tomorrow Children, gioco che non so. Lo proviamo insieme e qua ci sta un altro monitor. Il void è un luogo misterioso, ci sono molte cose che ancora a volte nelle isole nascono dalla coscienza collettiva all'interno del void. Le isole forniscono le risorse che ci servono. Prendi questo attrezzo e scava nel cuore dell'isola davanti a te. Un'altra scatola! E la madò! Utilizziamo. E si usa col quadrato, andiamo avanti in questo gioco che bene o male non so cosa bisogna fare, ecco, proprio lo dico onestamente, lo sto provando per la prima volta. Se devo essere sincero, non ne avevo neanche mai sentito parlare di questo gioco, giusto soltanto il titolo, però visto che ci sta qua open beta e la sfruttiamo questa open beta, scusate, mica sono qua a ciarlare un altro coso, non mi vedo. Dove sono tutto nero? Che bello! Cerchio! Cerchio schiacciare! Tu sei un clone da proiezione! I clone da proiezione sono speciali forme di vita create per esplorare il void, ma la tua forma diventerà instabile se vieni avvolta dall'oscurità troppo a lungo. Usa questa lanterna per spingere l'oscurità mentre scavi. Quanti oggetti? Tutti nelle scatole? Eccola là. Ah, ok, col cerchio metto per terra questo gelato. È ovviamente un gelato e dobbiamo capire dove cacchio andare, quindi io metto giù il gelato qua. Poi apro coso, mi prendo lo spiccone e inizio a picchettare come se non ci fosse un domani. Questo coso che forse si spacca, perfetto. In questo tutorial qua di questo Games, che mi sa che è una sorta di costruisci cose per poi respingere i nemici. Aspetta che ti prendo gelatino, che mi servi? Abbiamo trovato qua delle cose. Qua i mega passaggi segreti. Che cos'è quel coso qua? Voilà, subito i grandi segreti. Hai ottenuto pala della compagna. Ok. Apro, è un regalo e va sempre bene. Quindi se faccio così, ok, con giù ripongo l'oggetto e io mi riprendo quel gelato qua. Abbiamo già trovato un oggetto che serve per scavare le fosse. Qua c'è un altro passaggio, sì, e c'è un altro coso qua da aprire. Siamo davanti, non vuoi aprire anche quel coso qua? Apriamolo instant. Hai ottenuto Bengala. Apro. Però mettiamolo giù perché mi sa che ci servirà in altri luoghi. Adesso usciamo da sto coso qua per cortesia. E c'è un altro simpaticissimo monitor. Hai trovato del metallo? Mamma. Estraneo un po' e portalo all'esterno. Mamma. Se te vede l'Evans. Che metallo? Questo? Scatapacchiamo tutto col picco. Spacchi. Non quello! No! Cerchio!
No, non mi sembra tanto. Questo mi sembra. La Madonna che maniera, eh. Spacchi! Il piccone serve a questo. Va là. Vai, che dobbiamo portare metallo. Non al Maverick, che sennò sarebbe già qua fuori col camioncino a prenderlo, ma dobbiamo portarlo a quell'ignoto personaggio lì, che ci parla con quei cosi lì, che non si sa bene. Dai, spacca tutto. La madò. E raccogliamo te. E mo? Mi sa che devo distruggere qua. Vai, distruggiamo. Non si può, perfetto, siamo bloccati. Ma possiamo rompere qua. Qua, questo simpaticissimo personaggio che non so come si chiami, che prende a testate al muro per aprirsi un varco. Chi è? Mo, quindi, scusate, mo come faccio a prendere? Ok, vabbè, prendiamo il metallo. Anche se poi non vedo. Vabbè, qua in questo. Oh! Ehi! Dov'è? Chi è che mi chiama? Dov'è la dice trasmit? Eccola. Sembra che tu abbia trovato delle risorse, tovarish. Mo? Riportale fuori. Ah, devo uscire, ok, vaffanculo. Ma qua non c'era niente? E io prendo questo, va. Riusciamo. Vedo la luce. E poi questa qua chiamarla isola. Scendiamo le scale immediatamente e andiamo a giocare a campana. No. Storage! Ok, lo metto qua! È la miseria, cosa succede qua? E mo? Sono sopra quell'uovo qua di metallo e qua c'è la nebbia, tanta nebbia, e io la seguo. Vuoi non seguire la nebbia? Non puoi addentrarti troppo nel void. Va bene, basta. Mi stava succedendo qualcosa di qualcososo. Perché la vedo in metalli, ma è sparito tutto? Va bene. Ho capito. Andiamo a prendere anche gli altri. Tanto che ci siamo. Minimo non posso. Perfetto, porca miseria. Mo. Ci sarà da parlare nuovamente quel coso qua. Eccolo. Sì, così. Questo è solo il primo dei tuoi doveri. È la miseria. Mi sfruttano. Nella nostra nazione ci sono tre tipi di cittadina. Il proletario povero, la borghesia che ha lavorato a servizio della collettività a lungo, e la borghesia residente che si è guadagnata una casa ed è composta da vera e porca miseria. I documenti borghesia consentono una serie di benefici e privilegi davvero notevole. Grande radio Popolo Rosso. Documenti e privilegi, to. Un manuale per gli illustri eroi nascenti della nostra nazione. Una casa personale. Che bello. Nostri compagni. Vai a votare. Controlla la politica cittadina. E giù a smartellate. E la madò. Usa strumenti migliori. Perché devi portare ferro. Al Maverick, progetta la tua città liberamente. Disponibile solo per gli lavoratori che guadagnano 1 miliardo di buoni. È la Madonna. Che sono appena iniziato, vuoi anche che io abbia i money per. Vabbè. Io mi guardo alle spalle e non c'è niente. Perfetto. Non posso muovermi. Quella. Sì, mi hanno dato il passaporto residente della mia città. Che bello. Se schiaccio qualcosa. Sì, sono una scimmia. E mo? Ah, ecco. Mi hanno messo il timbro. Hai ricevuto dei documenti borghesia. Questi documenti ti danno i seguenti diritti e privilegi. Costruzione di una residenza. Diritto di voto nelle elezioni municipali. Che bello. Diritto di costruire tutti gli oggetti nel laboratorio e diritto di acquistare attrezzi migliori nei cioschi. Perché ovviamente noi andiamo a cioscare. E un'altra cosa, hai ricevuto un voucher residenza, ora puoi costruire una residenza in una città a tua scelta. Hai ricevuto vibrante primavera come bonus per l'acquisto dei documenti. Va là anche questo bel vestitino alla moda. Quanto sono carina. Andiamo a costruire.
E niente, questa era la prima parte di The Tomorrow Children. Ci vediamo un prossimo giorno con la seconda parte della costruzione della nostra casettina.